le forze di Mev raggiunsero Caveldun, un piccolo villaggio malandato. I Nilfgaardiani vi hanno stabilito una nutrita guarnigione, dissero gli esploratori inviati in avanscoperta. Sono preparati a un assedio. Hanno scorte di cibo, baliste, scorpioni. Caveldun può essere espugnata, disse Reynar esitante. Ma non senza perdite. Perdite considerevoli. Mi state consigliando di ritirarmi? Temo che i soldati non lo accetterebbero. Sono ansiosi di combattere, Vostra Altezza. Se ordinate la ritirata, il morale potrebbe risentirne notevolmente. Forse subiremo ingenti perdite, disse Mev, sfoderando la spada. Ma mi assicurerò che i vili invasori ne subiscano di più. Ordinate alle truppe di prepararsi. Attacchiamo. Poco dopo, i Liriani avanzarono su Caveldun, marciando al passo dei tamburi. Sulle mura i Nilfgaardiani si prepararono a difendersi. Lascerò neanche una città ai maledetti invasori! Per Liria! Per Rivia! La tua vita mi appartiene! Dobbiamo abbattere quelle mura! C'è qualcosa che perde. Sei impazzito! Non agitarla! Fino all'ultimo uomo! Saggia scelta. Orde! Siamo pronti alla marcia! Guarda, guarda, davvero delle armi interessanti. Scommetto che sono fresche di fucina. Gli ordini non si discutono. Certo, obbedisco, maestro. Come volete, mio signore.
gli dei salvino la regina! Gli ordini non si discutono. Arrivo, arrivo. Ai droto dum anima est, peset. Al-Karza! Sì? Ti prescrivo un bel salato. Al-Karza! Ce l'abbiamo fatta, Vostra Altezza. La città è nostra. I Nilfgaardiani erano ben preparati, con ganci per sbalzare le scale uncinate dalle mura e lunghe lance per colpire gli assalitori sottostanti. Al quarto tentativo, Maeve riuscì a penetrare le difese, ma fu costretta a farsi largo tra i cadaveri dei suoi soldati. La regina venne raggiunta nella tenda da campo da Reynard, che recava notizie sorprendenti. Questi, per farsi udire sopra i lamenti dei feriti, fu costretto ad alzare la voce. Vostra Altezza, una delegazione di cittadini chiede urgentemente udienza. Davanti alla tenda la attendevano decine di paesani. Tra loro e Maeve vi era inginocchiato un uomo in catene. Il suo volto era una maschera di sangue, come se fosse stato picchiato di recente. Chi è costui? Il nostro fabbro, Todor, rispose con voce alterata una sacerdotessa in una veste logora. Vi ha tradito, Vostra Altezza. Subito dopo l'arrivo dei Nilfgaardiani, poche ore dopo, gli ha offerto il suo lavoro. Non hanno neanche dovuto chiedere. Ha forgiato armi e armature per loro, in cambio dell'oro imperiale. Maeve afferrò l'uomo per la barba, alzandogli la testa per guardarlo negli occhi. Hai forgiato tu quei ganci? E le punte di quelle lance? Io... sì, Vostra Altezza. Un ottimo lavoro. Ringhiò la regina. Dannatamente ottimo. Siate clemente, mia signora. Urlò un vecchio con un grembiule sporco di farina. Qua
quando quei bastardi Nilfgaardiani hanno catturato mio figlio e volevano impiccarlo. Todor li ha convinti a risparmiarlo. Ha aiutato anche me! Urlò una donna nella folla. Ero affamata e lui ha condiviso quel poco che aveva. I cittadini iniziarono a discutere animatamente. Alcuni raccontarono delle nobili gesta del fabbro, altri lo definirono un traditore e chiesero che venisse giustiziato. Mev si voltò verso l'ospedale da campo e riflette sul da farsi. Poi vide la fila dei cadaveri dei suoi soldati. Se non fosse stato per Todor, forse non sarebbero stati così tanti. Oggi sono morti 20 soldati per liberare Kaveldun dalle grinfie di Nilfgaard. Disse Mev con tono duro e inflessibile. È stato il tuo acciaio ad ucciderli. E sarà il tuo sangue a ripagare questo debito. 5 frustate per ogni caduto. Ci vollero diverse persone per eseguire la sentenza, poiché 100 frustate erano troppe per un uomo solo. Incredibilmente, Todor sopravvisse. Ma il suo fisico ne fu irrimediabilmente compromesso. Non poté più lavorare alla forgia e trascorse il resto dei suoi giorni come mendicante. La libertà avrà un caro prezzo, molto caro. Vostra Altezza, le fattorie e i campi sono intonsi. Stento a crederci. Temevo che avremmo trovato un altro Eidird, che i Nilfgaardiani avessero dato fuoco a tutto. Non avevo simili timori. Nilfgaard non distrugge le terre che mira a controllare. E Willem si è inginocchiato dinanzi all'imperatore. Gli ordini non si discutono. Centouno, centodue, centotré. Centocinquantadue, 154. La morte è solo l'inizio! Lady Margherita ce ne ha parlato. Mm.
Dimmi che stai scherzando. Gli ordini non si discutono. Pelare patate. Di nuovo. La tua vita mi appartiene. Siamo pronti alla marcia, siamo pronti alla marcia. Per la regina! Combattete per l'imperatore, forse sarete liberi! Saggia scelta. Al lavoro! Domani brinderò con i nostri antenati! Cacciavo animali, ma gli uomini rendono di più.
mondo? Hai mai preso una pietra sui denti? So fare centro da mezza lega di distanza. Più sono grandi, più è facile colpirli. Avete ordini? No? Ah. Niente di personale, te lo assicuro.
Gli ordini non si discutono. 152, 154. Sì? Sì! Pelare patate! Di nuovo! Avrei dovuto ascoltare mia moglie! Naturalmente. La tua vita mi appartiene. Per la regina! I dei salvino la regina! Non c'era nel libro di magia. Fino all'ultimo uomo! Ciao! Cosa recitava quell'incantesimo? Brucerà un po'! Torna al fronte. Ah!
marcia, siamo pronti alla marcia. Shh, il comandante ci sentirà. Il bello della fionda è che si occulta bene. Si torna al fronte.